buonasera. Ovviamente siamo alle battute finali, rivolgiamo l'appello, l'ultimo appello ad un voto determinato, ad un voto forte, e lo rivolgiamo a tutti i cittadini, sia quelli che hanno già deciso cosa votare, ma ovviamente e soprattutto lo rivolgiamo a coloro i quali hanno ancora qualche dubbio su chi votare. A proposito di dubbi, vorrei in qualche maniera sfatare, cercare di far capire ancora per l'ultima volta, lo abbiamo già fatto ma lo ripetiamo, c'è stata in questa campagna elettorale, ci sono state delle dicerie, ci sono state delle voci che ci vedevano in qualche maniera accorpati, vicini, c'era un accordo, ci doveva essere un accordo sotto banco con il gruppo, con la coalizione di Livio Nisi. Bene, noi abbiamo detto e abbiamo ribadito, e lo ribadiamo ancora adesso, che noi con loro non c'entriamo nulla, noi siamo diversi, siamo alternativi, e se noi avessimo voluto stare con loro lo avremmo fatto in modo chiaro, lo avremmo fatto in modo trasparente. La gente ci ha chiesto di no, la gente ci ha chiesto di andare avanti da soli, e noi di questo siamo fortemente orgogliosi. È chiaro che il tempo ormai è alla fine, io non posso dilungarmi. Da questa parte c'è senz'altro competenza, c'è senz'altro esperienza da parte del nostro candidato sindaco, c'è sempre forte determinazione. Ora io concludo dicendo che andiamo a votare tutti compatti, cercando di avere una mano sul cuore, quindi cerchiamo di votare con enfasi, cerchiamo di dare un indirizzo, diciamo, passionale, ma votiamo anche con raziocinio, e quindi votiamo con determinazione il gruppo che ci sostiene, che sostiene Claudio Botrugno a sindaco di questa città. Grazie. Bravo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Luigi Carlino e sono candidato consigliere comunale nella lista civica Galatone al Centro in appoggio al candidato sindaco Claudio Botrugno. La nostra compagine è composta da uomini e donne che vivono la realtà locale e ne avvertono quotidianamente le storture, le esigenze e quel distacco che certa politica salottiera ed elitaria tende ad imporre come fregio di appartenenza. Noi, che ogni giorno ci rimbocchiamo le maniche con fatica, siamo stufi di assistere a questi improbabili sodalizi poltronieri e di facciata. Diffidate dunque da chi mette in mostra coalizioni variopinte ad improbabile tenuta e valutate chi, con coraggio, inversamente sceglie di andare da solo con un'unica squadra coesa ed affidabile. Bravo! La buona politica non è continua campagna elettorale e presa del potere ad ogni costo, ma è dovere e sapere amministrare la res pubblica. E possibilmente dovere e sapere amministrarla bene, ascoltando e dando retta alla gente con umiltà e dedizione. Diffidiamo quindi da chi passa 5 anni impegnato a districarsi tra rinfreschi e manifestazioni varie, per poi giustificare il tutto in fantasiosi voci di bilancio, rincarando però nel frattempo le imposte locali, riproponendone anche talune oramai in disuso, quali quelle per gli usi civici, per le insegne commerciali e per i passi carrabili. Tutto ciò non fa altro che deprimere e intimorire investimenti e nuovi posti di lavoro e voglia di esistere e di crescere. Oramai è storia sotto gli occhi di tutti che la ricerca spasmodica del consenso è stata ed è attività predominante, a discapito di tutti quanti noi che ogni giorno con fatica e dedizione dobbiamo incendiarci per arrivare a fine mese. Abbiamo assistito finora infatti a politiche in contrasto con gli ideali di quel centrodestra che vogliamo e sogniamo con le sue fondamentali priorità, la famiglia, le imprese e l'abbattimento del peso fiscale sulle stesse. Noi siamo diversi da queste compagini e ne siamo fieri, e lo riscontriamo quotidianamente quando stiamo tra la gente,
scoprendo un'adesione spontanea e confidenziale. Abbiamo un programma ambizioso che si pone gli obiettivi primari di modernizzare la macchina amministrativa comunale, di fare fronte alle varie esigenze strutturali e sociali della comunità, ma soprattutto si pone l'ingrato ma stimolante compito di agevolare il lavoro e tutte quelle realtà artigianali, industriali, agricole e commerciali in genere, che poi sono quelle delegate a creare posti di lavoro e benessere diffuso. Mi rivolgo quindi a voi, cari concittadini, spronandovi ad un voto utile e responsabile, non sostenendo quindi chi insiste e persiste nel raggruppare sensibilità in netto ed evidente contrasto tra loro, pur di attuare la presa del potere e la logica spartitoria ad ogni costo. Mi fido di voi, mi fido del buonsenso comune, mi fido di Claudio Botrugno come buon sindaco. Bravo! Domenica votate Botrugno sindaco e la lista Galatone al centro. Grazie. Buonasera a tutti e ben ritrovati. La campagna elettorale si sta avviando alla conclusione. Solo pochissime riflessioni. Abbiamo sentito il dovere di farci conoscere e di farvi partecipi dei nostri pensieri e dei nostri progetti per Galatone. Ho concluso il mio intervento mercoledì scorso affermando che il voto è una scelta di libertà, ma prima di ogni cosa il voto è un diritto, ma anche una responsabilità. Bravo! Pertanto mi rivolgo agli uomini, alle donne, ai giovani, che non sono solo il futuro, ma anche il presente. Domenica sarete voi a decidere del vostro futuro, sarete voi a decidere del futuro della nostra città. Non sprecate il vostro voto, non sprecate la possibilità di un vero cambiamento per Galatone. Mi sento di concludere con una frase di Paolo Borsellino: la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Cari concittadini, quella matita è più forte di qualsiasi arma, quella matita è la vostra voce. Claudio, sono certa che tu sarai il sindaco di tutti, perché tu ami Galatone e ami le persone. Bravo! Cari concittadini, Claudio, con onestà, trasparenza e umiltà, sarà il sindaco di tutti. Brava! Si metterà concretamente a disposizione delle persone. Per lui non resterete delle semplici schede elettorali. Domenica il vostro voto sarà la vostra voce. Fatela sentire forte, fate sentire forte la voce di chi vuole cambiare. Domenica votate per Claudio Botrugno sindaco e per la lista di Forza Italia. Forza Galatone, forza Claudio, vincerai e darai retta alla gente. Buonasera e bentrovati, cari concittadini. Un brevissimo intervento per fare qualche considerazione a chiusura di questa faticosa campagna elettorale che mi ha visto impegnato nel sostegno del candidato sindaco Claudio Botrugno. Prima di ogni cosa devo dire che sono rimasto stupefatto dalla coalizione che sostiene l'amministrazione uscente, perché dopo il mio puntuale intervento del 7 giugno mi aspettavo una valida replica, qualche chiarimento, niente, nulla. Una spiegazione forse possiamo darcela. Io sono l'ultimo arrivato, non faccio parte del gota della politica, ergo non merito la dovuta risposta. Oppure mi viene da pensare che il loro silenzio sia un'ammissione. Penso sia proprio così, cari concittadini. Non hanno risposte perché non possono giustificare l'evidenza. E l'evidenza è che abbiamo ragione. Bravo! Hanno disatteso il loro programma 2012 e gestito male la nostra città. Poi una nota curiosa, per un concetto espresso da questo palco, su questo palco da un candidato della coalizione del sindaco uscente. Dice testualmente: io le mie idee le adatto.
Ecco, finalmente ho capito tutto. Non ci danno risposte perché loro le idee le adattano. Bravo! Sono delle idee camaleontiche. Pensate, cari concittadini, ad un PUG che da visibile diventa invisibile, ad un piano coste che diventa valorizzazione della costa grazie a due automarket, l'adattamento delle idee. È evidente quindi che dobbiamo ritenere sacrosanto quello che abbiamo esposto il 7 giugno ed è altrettanto evidente che a Galato è necessario un cambiamento. Il mio amico Flavio, subito dopo il mio intervento del 7 giugno, ha affermato che condivideva quello che avevo detto, ma che avevo sbagliato sindaco. Ecco, a lui dico che in questo ultimo periodo ho passato molto tempo con Claudio, con cui ho un'amicizia pluriennale, ed ho visto con i miei occhi la considerazione e la benevolenza incondizionata delle persone di destra e sinistra nei suoi confronti. Quindi ripongo in lui, Flavio, la stessa stima che ho per te e per le persone per bene. Poi ricordo che hai detto, parlando delle persone che fanno parte della tua coalizione, che le scelte si fanno in base a un progetto. Bene, anche noi abbiamo un progetto. Bravo! Mi ha fatto piacere che tu abbia apprezzato il mio intervento. La buona politica, infatti, dovrebbe essere questo, evidenziare i problemi, cercare buone idee, proporre soluzioni e condividerle, al di là dell'orientamento politico e per il bene della nostra città. Bravo, ingegnere! Sì, cari concittadini, il bene della nostra città, un concetto che oggi è difficile da spiegare, complici i continui scandali a cui assistiamo giornalmente, ma è un concetto che non bisogna abbandonare, per cui bisogna lottare e non solo a parole ma con i fatti. Bisogna vigilare sulla cosa pubblica, denunciare il malaffare per far sì che l'onestà sia la regola e non l'eccezione. Purtroppo non possiamo cambiare il futuro, il passato, ma possiamo cambiare il futuro. Per cui domenica, quando andate a votare, pensate al vostro futuro, al futuro dei vostri figli, al bene di questa città e votate la lista di Forza Italia e il candidato sindaco Claudio Puttoni. Buonasera a tutti ed in bocca al lupo a tutti i candidati consiglieri e sindaci. Cari concittadini, buonasera e bentrovati. Grazie. Mercoledì ci siamo lasciati in fretta e furia per questioni di tempo. Avrei voluto rappresentarvi tanto del nostro programma, avrei voluto parlare con ognuno di voi per trasmettervi la mia rinnovata voglia di fare politica e soprattutto di fare bene per la nostra città. Bravo! In questo periodo sono andato come al solito per le strade tra la gente, ho visitato imprese, ho ascoltato imprenditori, ho incontrato artigiani. Denominatore comune, una grande voglia di cambiamento. Bravo! Un cambiamento che anche io ho fortemente cercato e che mi ha spinto con rinnovato impegno a candidarmi a sindaco della città di Galatone. Questa mia voglia di netto cambiamento è stata oggetto di critiche da parte di maggioranza e di opposizione. Bravo! Io però ho avuto il coraggio e la forza di cambiare, di percorrere una strada in salita per cercare una nuova politica, libera da condizionamenti, vicina alle persone e al bene comune. Nonostante tutto e nonostante quelli che ci consideravano morti prima ancora di nascere, siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa campagna elettorale, che per me è stata particolarmente impegnativa per motivi che ormai sono noti a tutti. Addirittura qualcuno pensava che non riuscissimo nemmeno a completare la lista di Forza Italia. Invece noi siamo riusciti a creare un'altra lista che ci ha resi ancora più forti e coesi, pronti ad accettare gli onori o la sconfitta che il popolo sovrano
vorrà accordarci. Bravo! Bravo! E quindi è tempo di bilanci e di alcune considerazioni, ed in particolare il mio nuovo percorso politico è in netta divergenza con la precedente amministrazione. Lo dico, spero per l'ultima volta, a coloro i quali continuamente ancora a fare fanta politica, e alle persone che pur credendo in me vogliono rassicurarsi in merito. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale rispettando tutte le forze in campo, portando sempre la discussione, a differenza di altri schieramenti, che su temi concreti e non su questioni personali. Noi lunedì siamo, nel caso dovessimo vincere o perdere, vogliamo guardare i nostri avversari a testa alta, coscienti di aver rispettato tutti, anche chi si è permesso di offendere. La calma è la virtù dei forti, e noi lo siamo! Questa campagna elettorale è stata contraddistinta da continue polemiche tra maggioranza e opposizione. Quasi sempre il tempo dei comizi è sfumato nel nulla, perdendo ogni volta un'occasione utile per far capire ai nostri concittadini cosa è giusto e cosa è sbagliato per la nostra città. Noi invece ci siamo concentrati su quello che vorremmo fare e sul come. Lo abbiamo rappresentato per la strada, tra la gente, sui social, nelle aziende e sulla piazza, senza mai perdere di vista un obiettivo: il rispetto per gli altri. Il nostro programma elettorale è un esempio di come intendiamo fare politica. Infatti è aperto a uno scambio di idee da chiunque vengano, con un solo determinatore: dell'interesse dei cittadini di Calatone. Bravo! E a questo principio non vorremmo mai meno, e a costo di non fare più politica. Bravo, bravo, bravo. Sì, cari concittadini, gli interessi dei cittadini di Calatone, proprio quello che per lungo tempo è mancato, perché ha prevalso solo l'interesse dei pochi e una cattiva gestione della macchina amministrativa. Lo ripeto anche stasera, cari concittadini, la nostra non è mai stata la politica del singolo e mai lo sarà. La nostra è la politica dei molti, di chi ancora crede che la politica non è solo interesse personale, di chi crede nel gioco di squadra, di chi crede che venga prima di tutto il bene della comunità, e infine di chi crede nell'onestà. Auspico, cari concittadini, che ognuno di voi stasera e domani, al chiuso delle vostre case e lontano da facili condizionamenti, possa riflettere su quello che ha visto e sentito in questa campagna elettorale, su quello che vi è piaciuto e quello che non vi è piaciuto. Raccogliete le vostre idee con spirito critico ma costruttivo, e andate a votare domenica scegliendo quello che pensate che sia il meglio per la città di Calatone. Io, nella mia esperienza politica, penso di essere stato sempre vicino alla gente, sicuramente molto più di chi era deputato a farlo. Bravo! Ma io sono fatto così, chi mi conosce lo sa, sono abituato ad impegnarmi per gli altri senza mai chiedere nulla in cambio, o meglio, una cosa in effetti mi è stata data in cambio: la stima e l'affetto di molti per il mio impegno. Vi assicuro che questo per me vale più di ogni altra cosa. Pertanto, cari concittadini, vi chiedo oggi un sostegno forte alla mia candidatura a sindaco del comune di Calatone, un sostegno alle donne e agli uomini che fanno parte della mia squadra. Ne abbiamo veramente bisogno in questa dura campagna elettorale. Vi chiedo quindi domenica di votare per le liste di Forza Italia e Calatone al Centro, con il sindaco Claudio Bodrugno. Buonasera, cari concittadini, e ricordate che noi diamo retta alla gente. No, 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 no.